Com'è quella roba? Mi metti le corna, mi chiami pure coglione, non mi ricordo come si chiama. C'è un Non so. detto per dire, oltre al danno alla beffa, quello. Siamo Vestiti cariche. come prima, Vestiti a festa. perché stiamo registrando esattamente dopo lo scorso episodio e Esatto. come vi abbiamo detto, Giovanni sta litigando con un sionista, che in Olè. realtà è un'opera comune. Sai quando ti metti con le ame a preparare il messaggio da mandare al tipo per dirgli che ti piace, per dirgli che lo molli? Ecco, io che chiedo a Barbara consiglio sulle argomentazioni che sto portando. Perché poi ovviamente ti cercano sempre di portare su argomentazioni che non c'entrano Sì, niente sì, sì. con le tematiche, quindi dire ok, assicurami che sono coerente col tema, bla Certo. bla bla. Ed è una cosa che purtroppo non è la prima volta che faccio nelle ultime settimane. Soprattutto con È persone vero. gay. Mi è successo anche mentre ero alla manifestazione alla Rai, subito dopo Sanremo. Oh. E poi l'ultimo anno, molto stanco di queste discussioni, io avevo raggiunto la decisione: basta, non faccio più queste discussioni, me ne chiamo fuori. Se la gente non si vuole informare, cazzi loro, non devo farlo io per loro. Ma negli ultimi mesi, anche grazie al contributo di Barbarella, ho detto no. Pretendere che l'altro non abbia empatia, non abbia la disponibilità di informarsi, non è corretto. Se una ama si salva e non tende la mano per salvare gli altri, non funziona. E cerchiamo di diffondere queste cose, bla bla bla. Però che fatica. Che fatica, ma poi obiettivamente dipende dai casi, dipende da Sì. quante energie si ha, perché una cosa è non fomentare la cancel culture nella nostra bolla, che è una cosa molto reale e molto vera. Un'altra, i coglioni che ti scrivono su Instagram perché vogliono avere ragione e vogliono letteralmente sostenere che, cito, non c'è un genocidio in corso. Spoiler, sì, non dal 7 ottobre, da 75 anni. Mi piace che abbiamo detto, cerchiamo di mantenere i toni. No, nella mia testa non era i toni, era un non triggeriamo troppo le ame. E Ok. poi però la rabbia alla meglio, scusatemi, è sempre importante parlarne però, quindi sto cercando l'equilibrio. Sì, Tu cerca tu. controllerò un attimo che stia registrando bene perché Sì. non vedo le onde sonore. Allora, Ok. sai quando registri un messaggio per una ama e poi ti si rompe il messaggio vocale e quindi lo devi riregistrare Sì. recuperando l'impeto Sì, è iniziale? la stessa energia. Noi adesso perché abbiamo registrato tutto, Dal computer, non sì, dal e microfono. quindi abbiamo perso il rant di Barbara, che però Sì. probabilmente abbiamo dalla telecamera e Sì. quindi avrete sentito con una qualità d'audio probabilmente uguale, non lo sapremo. No, non credo che questa Però videocamera. sì. Però. Allora, diamo un po' di contesto. Vabbè. Cosa è Ciao successo? Ame. Questo è l'inizio dell'episodio Sì, dopo. l'altro lo lascerei. Ah, ma Lasciamo il video que. della telecamera? No? Ok, ah, ok, sì, perfetto, Si sente perfetto. bene di solito. Let's Sì. go, va benissimo, Sì. niente. Questo è l'inizio del video con la registrazione dal computer. Sì. Quindi ciò che abbiamo detto rimane valido. Assolutamente. Ora vi diamo un po' di backstory sul contesto. Cosa è successo? Vabbè. Stiamo manifestando per la liberazione della Palestina. Come dire, alcune persone stanno manifestando da 80 anni. Noi, io particolarmente, sto manifestando per questa tematica da ottobre, con rinnovato fervore dal post Sanremo, perché oltre alla terribile situazione in Palestina, c'è anche la presa per il culo dello Stato italiano, che appunto, com'è quella roba? Mi metti le corna, mi chiami pure coglione, non mi ricordo come si chiama. C'è un Non so. detto per dire, oltre al danno alla beffa, quello. Oltre a finanziare Israele, pure la televisione pubblica che spinge una sola narrazione. Assolutamente. Terribile, inaccettabile. Quindi siamo andati a manifestare sotto le sedi della Rai e io sono andato anche a manifestare ieri a Milano, manifestazione nazionale appunto per la liberazione della Palestina. È molto impegnativo, cioè siamo un po' Sì. scaldati perché stiamo proprio discutendo adesso attivamente con la persona che ci porta a parlare di questa Con tematica. il sionista. Appunto, perché noi vorremmo tenere questo podcast leggero, però oggettivamente, se deve essere una serata con le ame, purtroppo con le ame in questo periodo si parla Sì, e spesso poi scusa è se di cambio un questo. attimo argomento, è sempre la cosa del assolutamente la nostra vita è fatta anche di momenti di leggerezza, però visto appunto il genocidio in corso, ripetiamolo, che non fa mai male.
è sempre una posizione estremamente privilegiata dire oh sì, non vogliamo appesantire i nostri discorsi con certo. questa cosa, sorry se occupiamo spazio. Sì. Emotivamente, da persone esterne, privilegiate, che non hanno assolutamente idea di cosa possa voler dire vivere in Palestina adesso. Certo. Negli ultimi 75 anni, ribadisco, è comunque un argomento che ci tocca, che ci emoziona tanto, perché, non lo so, per fortuna siamo dotati di empatia, mi viene da dire, non lo so perché, però certo, è impegnativo emotivamente, sicuramente. Molto. Quindi cosa è successo? Sono andato alla manifestazione, sono andato in particolare in uno spezzone della manifestazione che era Queers for Palestine, un spezzone molto bello e appunto gente da tutta Italia unita lì, e ho postato su Instagram. Allora, promettendo che alla manifestazione i giornali dicono che c'erano 15.000 persone, gli organizzatori della manifestazione dicono che ce n'era 50.000, non so quale sia il numero ufficiale, mi sembra, come dire, che fluttui molto come sì. differenza, no? Mi ricordo come quando a Torino c'era stata la manifestazione per, tipo, Torino sì per il cambiamento, e avevano gonfiato i numeri tantissimo, dicendo decine di migliaia, quando non riempivano neanche Piazza Castello. Poi le manifestazioni No TAV, che riempiono la città, dicono sì. 15 giovani per saltare la scuola vanno, cioè, ma ascoltatevi quando parlate. Vabbè, comunque ho postato su Instagram queste due storie, che sono i due manifesti che trovavo molto belli, trovo ancora molto belli, che erano Queers for Palestine e No Pride in Genocide, che si spiega perfettamente da solo. Sì. Cioè, forse più che Queers for Palestine c'è, cioè, No Pride in Genocide. Ti serve... Più chiaro di così. No? Analisi del testo. La facevamo al liceo? Oppure molta gente al test d'ingresso del Politecnico aveva problemi nell'analisi del testo. Ah sì? Chiediamoci per quale motivo. Altro poster molto bello era Trans Angurie contro Meloni. Molto bello. Bellissimo. Perché la due... Angurie e Meloni. Meloni ci dà proprio tanto con cui giocare a livello sì, di negativo. Sì, devo dire sì. Rispondo nella mia story, Queers for a Free Palestine, dicendo... In Palestina non credo siano tanto felici di questa cosa. Quindi? Le bestemmie forse non le posso fare sui podcast, però... Forse no. Però, capitemi. Allora, tante cose. Allora, sì. Uno, cioè, anche fosse. Tra l'altro. Anche fosse. Il supporto per una popolazione che sta subendo un genocidio e l'occupazione dei propri territori non è condizionale. Mai. Certo. Non è la solidarietà, non è io aiuto te perché poi così tu aiuti me, perché così è un'ottica still capitalistica e no, non mi interessa. Quindi sì. già anche fosse. Poi, come sempre, una generalizzazione di merda sì. che è basata su, intanto, propaganda sionista. Sì. Poi pinkwashing, perché Israele spinge tantissimo nell'essere super inclusivo, la terra LGBT, bla bla bla. Ed è una propaganda. Sì. Vi daremo poi un podcast che analizza molto bene anche il pinkwashing di Israele. Sì. Che è lo stesso che ha mandato lui, che non ha voluto ascoltare. Ovviamente, perché non voglio mai ascoltare. La certo. cosa che dicevo prima è del dipende dalle situazioni. Se è una persona che, come tutti noi, tutte noi, è vittima o comunque ha subito propaganda e ci ha creduto, perché l'abbiamo fatto tutti, sinceramente. Ma certo, abbiamo tutti cose da smontare, non siamo mai arrivate. Sì, è normale. Ma da bambini credevamo tutti in Babbo Natale, capisci? Sì. Cioè, poi affronti un trauma dove ti rendi conto che, spoiler, non credo nella sua esistenza, e lavori per ricostruire la tua realtà in questo universo nuovo. Esatto. Nel senso... E allo stesso modo, a un certo punto ti viene detto lo Stato di Israele è uno Stato legittimo, e poi scopri che no. Che surprise, 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 surprise. Esatto. E quindi ci fosse un'ottica di ascolto del tipo, sto difendendo questa opinione perché credo sinceramente che alla mia comunità o a un'altra comunità venga fatto del male o venga discriminata, e quindi è una reazione emotiva e umana. Sì. Ok. Se dall'altro lato ti viene fatto notare, guarda che questa è una posizione intanto di propaganda, poi discriminatoria per una serie di categorie, perché ovviamente è basata in un sacco di razzismo e islamofobia. Certo. Forse, a meno che il tuo scopo non sia avere ragione, come in questo caso, forse ti viene da metterti in dubbio.
E a quel punto il dialogo è meraviglioso ed è un modo in cui si crea comunità, e anche dall'altra parte la persona magari lo fa più volentieri, perché comunque è una cosa faticosa, è sempre una cosa certo. faticosa, però hai più voglia se dall'altra parte non c'è solo la voglia di avere ragione e di spargere disinformazione. Sì, perché poi, ad esempio, come dicevo prima, sto cercando di dire, ok, non trattiamo questa cosa con supponenza, affrontiamo questo discorso, no? Uh-huh. Condividiamo la decostruzione, tiriamo sulla gente, però è davvero difficile farlo nel momento in cui l'altra persona, per avere ragione, punta ad attaccare, non punta a esprimere la sua sì. versione dei fatti, no? E quindi mi sento usare contro di me dei ragionamenti proprio subdoli, cattivi, che spingono sul farmi male sì. per farmi reagire come un animale in gabbia, no? E quindi, ad esempio, questa persona, quando ho detto, che ne so, non puoi dire i palestinesi, perché è una generalizzazione che non ha senso, no? Un popolo non è una mente alveare, gli ho risposto, ho detto non è come gli xenomorfi, molto fiero di questo, xenomorfi stupendi comunque. Un popolo è formato da migliaia di persone con opinioni differenti, ma nello stesso modo in cui io non sono rappresentato da Giorgia Meloni. Se mi dici gli italiani in questo momento sono un governo di destra a favore di Israele, io sono italiano, però non mi ritengo parte di questa rappresentazione della cosa. E mi ha risposto: dire i queer per la Palestina è come dire i nazisti per gli ebrei. Questa cosa. E io tipo, girl, cioè, what? E gli faccio, ma stai paragonando l'identità queer, che tra l'altro è una cosa che non ti scegli, che è personale, di espressione, con il movimento politico nazista? Poi ogni volta che si tira fuori il nazismo, vabbè, discussione è probabilmente persa, perché sì. Come l'Hitlerino d'oro, è il premio di chi riesce a tirare fuori il nazismo nella discussione per primo, no? Sì, poi è letteralmente un'ideologia oppressiva che si basa sull'eradicazione del popolo ebraico, il nazismo. Certo! Non esiste, sì. Le persone queer è un'identità. Sì, ma poi io gli ho risposto, scusa, quindi staresti paragonando le persone queer ai nazisti? E lui fa, no, gli oppressi. E io faccio, quindi i nazisti sono gli oppressi? Ok, mi sono scaldato e mi sono tolto la felpa. Come giusto che sia. Comunque Pausina. No, nel senso, mi vabbè, sono persa. Io sclerato per questa roba, perché poi appunto l'ho dovuto discutere con lui, l'ho dovuto discutere con altre persone, l'ho dovuto discutere con uno quando sono andato alla manifestazione sotto la RAI, quindi è più anche un po' quella cosa stancante di sì, magari per le altre persone è una discussione che fa una volta, invece tu la devi ripetere, 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 sempre le stesse argomentazioni, sempre le stesse cose che ti vengono dette contro. E poi quella discussione che fanno per avere il goccia. Il momento sì. tipo, ah, ti ho preso. Anch'io spesso gioco su questa roba, però le inizio queste conversazioni dicendo ti esprimo la mia opinione, no? Che poi una volta che ti esprimo questa semplice opinione non capisco come non possa essere condivisa, no? Sì. Il fatto che ci sono dei diritti di base che devono essere garantiti perché gli altri diritti possano essere costruiti, e che quindi per avere diritti queer LGBT di base serva che alle persone sia permesso di restare in vita e che non vengano sterminate, perché è quello che sta succedendo. E quindi che a questo venga risposto solo con attacchi poi alla mia persona, che proprio non capisco in che modo si collega a tutto ciò, no? Quello che dicevi tu, non lotto per loro perché loro lottino per me, non mi interessa. E poi, appunto, io una cosa che faccio per togliermi un po' di peso da molto tempo è dire, guarda, non ho la capacità dialettica, non ho la mente enciclopedica, non ho neanche le forze e le energie per gestire questa discussione in questo momento. Però ti mando i link dai quali io mi sono informato, no? Quindi poi ve li linkiamo all'episodio. Ho mandato, ad esempio, a lui specificatamente la pagina Instagram Queers in Palestine, che è una pagina di persone queer che vivono in Palestina, che sono palestinesi, immagino, che parlano delle loro esperienze, delle loro identità. E poi ho mandato l'episodio di podcast di Matt Berenstein, A Bit Fruity è il podcast, molto bello, di cui parla in ogni episodio di tematiche a me molto care, e uno di questi proprio su Queers in Palestine è il pinkwashing di Israele, assieme a un altro ragazzo palestinese.
E quindi gli ho mandato queste cose e anche qua mi sento rispondere con chi è questo qua che fa il podcast, ma vive a Gaza, cose così, e c'è proprio stancante, faticoso. La conversazione in questo momento è finita, mi è stato detto non voglio cambiare la tua idea, mi spiace solo che tu lotti per loro, ma loro ci vogliono vedere appesi. Io ho detto amo. You do you. E va bene così. Hai un'opinione del cazzo. Honestly. Sì, ma anche lì, sì. Poi non voglio cambiare la tua opinione. Non è vero. Sì, tra l'altro. Non è vero, perché è proprio parte, queste argomentazioni qua partono dall'idea di avere ragione. Perché, sì. Ok, so che può sembrare strano da una persona che non condivide magari tutti i miei ideali, tutti i miei punti di vista, ma io quando sostengo queste argomentazioni qui non le sostengo perché voglio avere ragione. A me avere ragione interessa poco o niente. Anche perché, vabbè, lunga storia, però percorso di anarchia, quindi distruzione dell'ego, e bla bla bla. Avere ragione non serve nel creare comunità. Ti direi sì, purtroppo io sono toro. Quindi io che parlo di anarchia e tu che parli di oroscopo. No, sono d'accordo. No, cioè, sono d'accordo. A me molte volte viene difficile per la discussione. Dipende dai discorsi. Ci sono dei discorsi che riesco ad affrontare con più umiltà, con più apertura, bla bla bla. Mi viene più difficile coi discorsi nei quali dico io arrivo dall'idea che aveva l'altro, no? Arrivo da quell'idea che ho affrontato, decostruito, superato e informandomi ho raggiunto questa mia altra idea. E quindi lì ovviamente sì, parto con un po' di pretenziosità io nell'avere ragione, però non è il mio obiettivo in quella discussione. Take three. Va bene, noi che abbiamo la stessa videocamera di Matt XCV che si spegne dopo 20 minuti, a volte dipende quanto è calda. Con noi tanto. E non abbiamo ancora un OnlyFans. Comunque ogni tanto io ci penso. Lo so. Comunque dicevo, sono convinto della mia opinione. Spesso so che, cioè, ma perché so che queste discussioni non portano un altro a cambiare opinione. Sì. Non nel giro della discussione. Le discussioni possono servire a condividere bla 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 idee, opinioni, punti di vista, e poi con lavoro, informazione, elaborazione delle cose si raggiunge, si spera, un'idea poi diversa da quella che si aveva prima. Oppure puoi dire no, cioè so che è pienamente una cosa malvagia, ma la supporto comunque perché... Ma almeno, cioè, almeno riconoscilo. Dici, boh, sì, va bene, sono per lo sterminio di un intero popolo. È tipo you do you, queen. Sì, sì, non ti voglio nel mondo che vorrei nella vita, però... Sì, vabbè. Poi nel senso, vabbè, mi dica. Sì, no, ma allora, capisco... Cioè che ci è arrivato a essere presidente del consiglio con... So cosa vuoi dire, però la cosa è, secondo me, dall'altro punto di vista, diventa davvero una discussione di argomentazioni. Chi porta argomentazioni più convincenti, meglio argomentate, certo, se posso dire, una maniera molto... patriarcale, patronizing, sì, anche, però molto appunto basata sui fatti, la scientificità, certo, le fonti, che è molto importante fino a un certo punto, sì, però non ci dimentichiamo che le fonti sono spesso controllate da, certo, propaganda, soldi, partiti politici, quindi comunque, e anche lì, cioè, io non sto facendo il suo stesso gioco del voglio vincere l'argomentazione. Io sto sostenendo questa cosa perché penso che sostenere questa argomentazione porti a un mondo migliore per tutti. Certo. In questo caso si spererebbe a smettere di portare avanti un genocidio di, certo, un'intera popolazione. Sì. Perché sinceramente credo che sia un mondo migliore con i palestinesi al suo interno. Sì, 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 sì. Stavo pensando... No, sì, perché poi, no, niente, poi in queste discussioni, appunto, come dicevi tu, in questa modalità patronizing, paternalistica, non so, sì, come la si dica. Sì. Scusate, sono stato 6 mesi in Inghilterra, non so più parlare italiano. Hai visto il TikTok di la gente che vive a Parigi? No? Non penso. Poi te lo faccio vedere, fa molto ridere. Ok. E comunque quando vengono costantemente screditate le reazioni emotive alle argomentazioni, cioè a me dà un fastidio allucinante, no? Quando è tipo, ah, sei arrabbiato, sei nervoso, sei... chiaramente non stai parlando. La mia emotività in quel momento non per forza va a screditare la mia argomentazione, anzi,
in alcuni casi magari me la rende anche più valida, dipende. Comunque non deve essere usata come, come modo di dire: ah, io sono freddo e razionale e quindi la mia argomentazione è più valida della tua, soprattutto se tu mi stai attaccando su roba personale. Sì, ma poi è sempre ha una quantità di sfumature questo argomento, perché è da un lato l'emotività è anche lì catalogate come emozioni solo alcune, perché certo, anche l'altra persona sta avendo una reazione emotiva, è un'altra emozione, ma anche quella è una reazione certo emotiva. Se sei abituato a sfogare le emozioni più tirando un pugno contro le pareti di cartongesso che non esattamente e quindi lì tutto il discorso del fatto che l'emotività è prettamente femminile, certo, quindi inferiore alla razionalità che è prettamente maschile, e già è uno. Poi non si può pretendere, secondo me, dalle persone in generale, ma dalle persone che sono tirate in causa da quella discriminazione, che la vivono sulla loro pelle H24, di avere la stessa lucidità di un alleato in quel caso, se vogliamo dire. Che, nel senso, sì, tu puoi parlare di diritti di persone queer e può farlo anche una persona etero alleata, però non ci si può aspettare la stessa reazione emotiva. Certo, certo. Ora, poi, io mi sento di avere reazioni molto emotive anche quando difendo cause dove io ho il privilegio dalla mia parte. Mm-hmm. Quindi quando appunto si parla di antirazzismo, sì, eccetera, eccetera, io mi sento molto infervorata. Certo. Però ovviamente non è lo stesso tipo di fervore, di emozione, di frustrazione che vive una persona nera, certo, brown o, sì, o sì, quello sì, che è. Sì, poi ad esempio quando è una causa che riguarda me stesso, mi sento più legittimato a fare anche affermazioni un po' più definitive, un po' più forti, un po' più sicure, anche solo perché come conosco meglio il tema, no? Certo. Invece molte volte, anche ad esempio sulla causa femminista, spesso mi blocco per cose che io ritengo vere, ritengo valide, così, però che ne so, magari nella discussione c'è un'altra donna, un'altra donna oltre a me, no? c'è una donna... Ben due coming out. Esatto. No, forse era in quello di prima. No, era sì, era quello di prima, però sembra un po' tipo io che racconto la mia verità unica. Comunque... No, c'è una donna e quindi non mi va di andare a, tra virgolette, insegnare a questa donna la discriminazione di genere, no? Mm-hmm. Anche se magari abbiamo delle idee diverse, contrastanti sulla cosa. Però è sempre una cosa di nella discussione dove mi pongo e dove ritengo che sia il mio posto in una cosa. Ma tu stai facendo l'esempio del una donna non femminista? In sì, ad esempio. Okay, cioè se sono in una discussione una donna dice no, ma io non sono per il femminismo, sono per l'uguaglianza. E io sono tipo... Mm-hmm. Ok. ma è sempre la cosa del tutti possiamo introiettare lo sguardo dell'oppressore. Certo. Però capisco il tuo punto di vista, perché dici sto facendo un mansplaining, esatto, sulla ci divento sua io condizione, sì, di donna, sì. No, io pensavo più sul, non so, io e te, stesse idee, stessi ideali, che discutiamo con un uomo in media. Sì. Esperienza vissuta, non prendetela sul personale. Oh sì. E comunque pensavo che fosse dal tuo punto di vista del non voglio coprire la voce di Barbara. No, certo, anche caso, lì. Cioè lì faccio gli assist, come mi lesciva, tipo... Sì. No, che anche lì in realtà, cioè, me ne rendo conto di quando, sì, lo fai, ma perché io e te abbiamo questa connessione neurale intensa. Xenomorfi. Però, noi sì. Dall'altro lato è molto lodevole il tuo sforzo, ma è anche la cosa del... In che misura è mio compito o posso entrare e togliere un po' il peso, certo, a questa persona, sì, che sì, è, vive questo tipo di oppressione e quindi in quanto, certo, alleato, che non mi piace la parola alleato, però capitemi, posso togliere questo peso di questa conversazione? Sì. Che è anche la stessa cosa di, non so, io persona bianca, che sì, 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 da un lato non voglio coprire la voce di una persona che quella discriminazione la vive H24 sulla sua pelle, e dall'altro, proprio perché la vive H24, forse posso togliere io, cioè posso sucarmi io questa conversazione, certo, però vabbè, lì dipende da caso, sì, a caso. Entra ovviamente nel libro Le mille paranoie dell'attivista, che sì, primo capitolo è questo, secondo capitolo è
che tipo di manifesto faccio, che tipo di cartellone faccio per la manifestazione. Difficile, io non lo faccio mai. Sto spostando troppo il focus, ma se la faccio in inglese, siamo in Italia, sto difendendo la causa. È classista, è razzista, è misogino. Quindi sì. Tutti quelli che dicono... La terra è più calda di Harry Styles, quindi dici... Davvero Harry Styles? Sì. Lo so, però... Cioè, Ponzi paga po', perché... Oppure, sì. Tipo, io volevo... Ho visto una bellissima grafica di ACT UP, che è questo sì. Movimento di attivismo, il principale movimento di attivismo di lotta all'AIDS. Negli Stati Uniti, che hanno fatto una grafica per la liberazione della Palestina, mm-hmm. dove c'è il triangolo rosa sì. di ACT UP, ma colorato come una fetta di anguria, mm-hmm. e c'è scritto Silence equals death, quindi silenzio uguale morte, che era il motto di ACT UP, che io trovo molto bello, molto intersezionale, e anche dici da una causa la trasferiamo all'altra, però stessa. Però ho detto, mi faccio un cartellone che dica questo, poi ho detto, ma si arriva alla manifestazione o questo? E magari pensano che io stia spostando la lotta dalla liberazione palestinese all'identità queer e che quindi bla e che quindi non l'ho fatto. Va bene. E poi ha piovuto, quindi meglio che non l'ho fatto perché sì. Va bene così. Però le para dell'attivista. Sì. E anche lì troviamo il giusto equilibrio perché non facciamo ricadere queste paranoie qui nel non si può più dire niente, perché non è vero. Infatti la gente dice un sacco di stronzate, come abbiamo notato. Indicavo il tipo che ha scritto, non Giovanni. ovviamente. Però allo stesso tempo, viversela, almeno questo è quello che sto cercando di fare io, viversela tutta questa paranoia del non so bene come fare, viversela non con l'ansia, ma con la curiosità del che bello, posso sempre imparare cose nuove, faccio le cose comunque, più o meno, e se sbaglio qualcuno riuscirà a dirmelo o lo scoprirò crescendo e imparando cose nuove, e che bello non essere mai arrivati, non abbiate paura di sbagliare. Bene, è diventato un discorso motivazionale. Mi sembra, come dire, un rimando al nostro primo episodio. Certo! Papà Castoro, cioè stiamo facendo questo episodio, come dire, con tutta la storia, il viaggio dell'eroe, la rabbia, il conflitto, la risoluzione, bla bla bla. Poi la morale, alla sì. fine. Il nuovo Omero. No, stavo per aprire un altro argomento troppo... Se poi abbiamo... Se tagliamo una parte specifica, abbiamo ancora tipo 3 minuti. Un sacco di misteri. Facciamo davvero quelli che dicono, questo lo taglio, e poi lo tagliamo davvero. Sì, e poi non saprete mai sì. cosa c'era. Sì, lol. Vogliamo aumentare le conspiracy theories su di noi. Quali potrebbero essere le conspiracy theories su di noi? Tu sei un rettiliano. Palese. Sì. Ci sto pensando perché anch'io. Sei troppo bello. Perché ho la pelle squamata. Che la dermatite atopica, perché sei troppo bello. Uomini rettile. Io come Benedict Cumberbatch. Tu, sì. E tu invece? Cosa io? Sei? Non lo so, dimmelo tu. Che sono so. Morta. Actually. sei frutto della mia immaginazione. Esatto. Io sì. come Tyler Durden. Fight Club. Ah, ok. Stavo pensando a Fight Club, ma non sapevo okay, il nome. Sì, 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 sì. No, io ho grande fan. Fight Club, che è film tipico, mm-hmm. elevato dagli uomini Cisette come... E perché poi alla fine non hanno capito no, la esatto. vera tematica. E anche su questo c'è un video essay che vi posso linkare di FD Signifier, mi sembra. Comunque, una delle persone che seguo su YouTube, bravissimo, che parla, lui è un uomo nero statunitense, che parla proprio degli edgelord movies, che sono okay. questo tipo qui, quindi Fight Club, Joker... Matrix? Forse no. Non lo so, forse... No, perché deve esserci proprio un protagonista maschile, che ha questo okay. ruolo qua, in cui si rivedono un po' gli incel, sì, sì. quelle robe là. Joker, Club... How I Met Your Mother... American Psycho. va bene, basta, stiamo deragliando. Va bene. È stato bello, ci vediamo presto. Kissini. Tra 2 settimane. Sì, tra 2 settimane. E noi chissà quanto registreremo ancora oggi.
Minchia. No, non è vero. Se vuoi ma io, no, io voglio lasciare il dubbio. Creiamo questa mitologia. Tanto cambiamo vestiti anche in mezzo a un episodio, quindi... Tu. In realtà noi ci stiamo tutti così, io vabbè. Kissini. Ciao.